E sempre rimanendo al tema del culinario, in occasione del Via della Festa Artusiana è stata effettuata la tradizionale cerimonia di consegna del premio Marietta ad honorem, attribuito ogni anno a personalità che contribuiscono alla diffusione della conoscenza e della cultura del cibo. Scopriamo allora in questo servizio a chi è andato quest'anno tale riconoscimento. In queste giornate si promuove a tramite Pellegrino Artusi anche quello che è la buona tavola, in tutte le sue forme, come oggi col premio Marietta ad honorem. Sì, stiamo facendo il secondo grande appuntamento del centenario, le feste artusiane. All'interno del centenario, delle feste artusiane, c'è praticamente tutto quello che è possibile fare dal punto di vista dell'enogastronomia, coniugata nella cultura, nello spettacolo, nella presentazione di libri, testi, documenti, mostre, chi più ne ha più ne metta. È sicuramente una grande iniziativa che qualifica da sempre la festa artusiana, sono questi premi Marietta d'Onore che quest'anno sono particolarmente prestigiosi. Difficilmente si trova qualcuno che prepara per sé solo da mangiare delle cose buone, no? È un atto sociale per eccellenza, il convivio. E in una certa misura è un rito, è un gesto quasi sacro far da mangiare agli amici e mangiare con gli amici. Vuol dire condividere, è una festa della vita, della sopravvivenza, della sconfitta della fame. È bello, è una cosa allegra e piacevole. Soddisfatta di questo premio? E beh, anche molto compiaciuta, all'inizio persino un compiacimento, persino un po' stupito, perché dopo aver visto i nomi delle edizioni passate, poi vabbè, a fianco di Michele Serra mi sentivo veramente piccola piccola. Però insomma, io ho lavorato, ci ho dato proprio dentro, come si suol dire, e anche su altri versanti, appunto, questo grosso lavoro sulla cucina regionale italiana in forma di dizionario. Ho lavorato a ricettari, anche al vino.